Oh, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Xenoverse per Aspera d'Astra. Nello scorso video non avevo idea di cos'altro ci fosse da fare in Xenoverse, a parte altre due cosette che vedrò magari di fare più avanti, quando avrò tempo di farle, in attesa dell'ultimo DLC. Però poi, girando un attimino, ho detto c'è il torneo che ha un'altra modalità, ovvero Season 1 e Season 2. E ho pensato, c'è una sala d'onore, mi dice la reception, quindi in qualche modo questa sala d'onore si dovrà sbloccare, si dovrà fare, ed è appunto facendo Season 1 e Season 2 del torneo Apollo. In questo video ho fatto la Season 1 e non mi aspettavo di trovare quello che ho trovato, ovvero vecchie conoscenze di chi ha masticato il mondo Pokémon fin dagli albori, ma anche nuove conoscenze che sicuramente verranno poi anche approfondite con il Season 2, con il pass per la Season 2, che porterò ovviamente nel prossimo video. Quindi per oggi grafica diversa, team ovviamente diverso da quello solito, dato che il torneo si può fare massimo con 3 Pokémon, e sono state lotte piuttosto difficili che ho dovuto ripetere più volte, fino a che non sono riuscito a farle. E ci sono stati avversari come ad esempio Erika, la capopalestra di tipo erba della regione di Kanto. Lei ha un'evoluzione di un Pokémon che non ricordo di aver mai visto durante l'intero Let's Play, quindi magari mi sono dimenticato perché l'ho visto una, massimo due volte, inclusa questa, quindi non ricordo proprio di averlo mai incontrato, ma è comunque una figata incredibile quel Pokémon. E con Erika l'ho spuntata davvero per poco, dato che sono forti. I 7 di questi allenatori sono forti, hanno anche strumenti utili per i loro Pokémon e probabilmente la EV Spread è data in maniera decente e non casuale magari. Comunque sia, Erika l'ho mandata giù al primo tentativo, cosa che non è successa invece con il prossimo sfidante, ovvero con Lance. È tornato Lance, il Domadraghi che si è allenato nella Tana del Drago per innumerevoli anni, è riemerso proprio per affrontare noi al torneo Apollo e sconfiggermi per ben 6 volte. Devo ammettere che mi sono un po' infuriato con Lance perché, porca miseria, ma ti faccio un attacco, fallisce. E una volta, e fallisce due volte, lui fa solo brutti colpi. Lui faceva solo brutti colpi, mi ha fregato un paio di volte perché il gioco dice che doveva andare male e ci ho perso diverse volte, ma poi ho vinto, insomma, ho cambiato squadra, la strategia l'ho un attimino elaborata meglio e alla fine sono riuscito a spuntarla, seppur con qualche difficoltà. La stessa cosa è successa con una sfida che non mi aspettavo. Ovviamente, quando tu affronti questi personaggi, vengono oscurati nel tabellone e li puoi scoprire solo quando arrivi sul palco. E Leo è una di queste grandi sorprese. È il figlio di Chiara, capopalestra di Fiordoropoli di Pokémon Oro, Argento e i suoi remake. È stata una sfida più semplice rispetto a quella con Lance, meno tentativi, ma comunque nel gioco si può non salvare. E quindi non perdi i punti accumulati e le vittorie di fila nel torneo, per fortuna. Comunque sia, con lui anche una strategia un pochino diversa. Non mi aspettavo che potessero anche mega evolvere gli avversari, cosa che ha fatto anche Leo. Mega Odino mi ha spiazzato all'inizio, poi ovviamente grazie a Raichu sono riuscito a spuntarla. Il Pokémon che mi ha fatto più incavolare però è stato il suo Ursaring, che aveva piedi svelti e aveva anche la fiammosfera. Con facciata è devastante, Ursaring con fiammosfera, facciata e piedi svelti, un Pokémon assurdo. E l'ultima sfida è stata contro Dante. Non mi aspettavo di trovare lui, ma mi aspettavo un altro capopalestra oppure un altro Super 4, no? Insomma, un avversario che non si vede da un po' di tempo nel mondo Pokémon, tipo Lance che si era rinchiuso nella Tana del Drago. O tipo Erika che comunque svolge, sembra ancora, il ruolo di capopalestra della regione di Kanto. Invece no. Dante, un tizio cacciato dal campus di Ariepoli perché, boh, non andava bene con gli standard della scuola, ha fatto casino e ciao. Però lui, vinta al primo tentativo, in maniera anche non troppo difficile, se vogliamo, l'ho giocata male con lui e ho vinto comunque, quindi insomma, era proprio una sfida di quelle facili. Alla fine neanche serviva una strategia vera e propria, buttavi due Pokémon in campo e attaccavi a ripetizione. Bene, per questo video è tutto, sono davvero curioso di scoprire
chi saranno i prossimi avversari della Season 2, che vedremo comunque nel prossimo video che uscirà settimana prossima. Ormai Xenoverse ha cadenza settimanale, ci sono ancora alcune cose da fare oltre la Season 2, vedrò di darmi da fare, di mettermi in moto prima che esca l'ultimo DLC. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.